E tre motivi per essere eletto sindaco di Fermo. Il primo, perché amo Fermo, mi sono innamorato di Fermo, della città di Fermo, della sua gente e dei sentimenti che animano questa comunità. Secondo motivo, perché appunto valorizzare la città di Fermo e le sue genti, che da tanto tempo probabilmente non sanno valorizzare appieno quello che è il loro valore. Proprio per questo istituiremo la menzione dell'esempio, per portare ad esempio delle nostre comunità il valore delle singole persone, delle singole famiglie, di coloro i quali si sono distinti per dare lustro alla nostra comunità. Terzo motivo, perché la gente mi possa votare, è riconducibile al fatto che posso dare un contributo importante in termini di esperienza amministrativa e di gestione della cosa pubblica, con lealtà, trasparenza, disponibilità e concretezza. Il nostro programma di governo prevede le tre direttrici. La prima, la città della cultura, la seconda, la città dell'ambiente, la terza, la città del benessere. In termini di città del benessere comprendiamo tutti quei servizi a favore dei più deboli, delle persone in difficoltà, delle persone che hanno bisogno del sostegno dell'intervento dell'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda invece la città della cultura, dobbiamo valorizzare, rispolverare tutto ciò che di bello, di grandioso ci è stato donato da chi ci ha preceduto in termini storici, visto che Fermo ha delle potenzialità storico-culturali di primissimo ordine che debbono essere valorizzati appieno. In termini di ambiente, noi sicuramente non vogliamo inquinare, vogliamo restituire ai nostri figli, a chi verrà dopo di noi, un ambiente sano, una città vivibile, una città a dimensione di tutti.